Adesso insieme a voi me la metto, o almeno ci provo, che non l'ho mai messo queste qua, devo dire la verità. Quindi ha una consistenza molto appiccicosa, molto, è tutta spiegazzata, è parecchio piena di prodotto, non so neanche come si apre, vabbè, scopriremo insieme, zac, e così. E ora deduco. Anzi, lo devo levare sto film. Quindi protettivo. Proviamo insieme. Piena zeppa di prodotto. Ma non so come si mette. Boh. Che vada messa in faccia così. Aspetta un po'. Sì, così. Profumare profuma. Molto buono, però non capisco. C'è qualcosa che non mi torna. Non mi torna per nulla. Ah, sto capendo. Aiuto. Facciamo così. Schiacciamo. Oh Madonna, stavolta mi deve andare negli occhi, però non lo so. Non si dovrebbe appiccicare. Togliere. Piano piano poi capisco, eh. Poi ci arrivo. Oh mamma. Sembra la maschera, la faccia squagliata. Aiuto, affogo. Allora, l'odore è buono. Non lo so, questi cinesi devono avere una faccina piccola. Qua tiro fuori la bocca. Un po' gli occhietti attaccati insieme. Non è che ho questi super occhi, ma... Così. Qui. C'è un po' l'occhio attaccato insieme. Ecco. Aiuto. Comunque è carina. Carina sta cosa. A parte gli occhi, ecco, l'unica cosa è il taglio. Magari è fatto per quelli con gli occhi a mandorla, visto che viene dal Giappone. Ed ecco qua. Mascherina messa. Deve stare in poso. Scusate se parlo così, ma se no mi si stacca tutto questo bel lavoro che ho fatto. Deve stare in poso 15 minuti. Carina. Non l'avevo mai fatto così in tessuto. Io sono la regina di queste cose. Era già un po' che le guardavo. Ed ero incuriosito. Qua mi sa un po'. Meglio di così non riesco, mi sa. Carino. Vediamo. Poi dentro io c'è un bel eccesso di prodotto. Infatti, quasi quasi. Dopo dentro io ce la rimetto, se ce la faccio a levarmela dal viso bello a modino, la rispiegazzo, la infilo dentro e domani me la rimetto. C'è tutto il liquidino. Ciao a tutti, vi faccio sapere com'è andata.